Inaugurato questa mattina alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e delle istituzioni locali, il cantiere del deposito mezzi rotabili destinati alla rete BRT. L'investimento complessivo del progetto dei bus Rapid Transit ammonta a circa 300 milioni di euro, finanziato con i fondi del Next Generation EU e prevede la realizzazione di due linee direttrici che collegheranno il quartiere Tamburi con la circonvallazione dei Fiori in Lama e il quartiere Paolo VI con Cimino. Sono contento perché è il più grande investimento sulla mobilità e il più grande appalto per i cittadini di Taranto, quasi 300 milioni di euro che cambia la vita ai lavoratori, agli studenti, ai pendolari. Avere autobus elettrici non inquinanti che uniscono i quartieri della città, i cui primi passeggeri saliranno sul bus già nel 2025, con lavori ultimati nel 2026, vuol dire una risposta concreta, immediata ed è la tutela dell'ambiente seria, non la tutela dell'ambiente che qualcuno magari da Bruxelles impone con tasse, divieti, limitazioni, regolamenti. Quindi ci sarà un modo di spostarsi, di viaggiare, di unire la città, ecocompatibile e finanziato totalmente, completamente. Quindi per me è un bel modo di cominciare la giornata. Taranto poco collegata però con il resto d'Italia, pochi treni, pochi voli, come si può intervenire? Qua ne parlavamo col sindaco e poi ci sentiamo anche sul tema dell'aeroporto, sul tema della strada ferrata. Io peraltro proprio settimana scorsa ho incontrato al Ministero dei cittadini di un comitato, perché sulla Taranto-Bari, sulla statale 100, 9 morti in 5 mesi, quindi abbiamo il dossier della statale 100 sulla mia scrivania assolutamente aperto, con i tecnici e con ANAS stiamo cercando di capire come evitare queste stragi. Quindi diciamo che magari negli ultimi anni non tutti hanno avuto per Taranto, i tarantini, grande attenzione, perché Taranto, anche per la grande stampa nazionale, non dico per la stampa locale, è ilva ed è un problema. Per me Taranto non è un problema, Taranto può essere una soluzione e anche ilva può tornare a essere una soluzione per i lavoratori, ma soprattutto per il paese. Io sto inaugurando cantieri e progettando e finanziando cantieri, ho bisogno di acciaio e vorrei che fosse acciaio italiano. Mi dispiacerebbe fare ponti con acciaio che arriva dall'altra parte del mondo. Sì. No, giornata importantissima, ne ricordavo insomma come in questi anni con il ministro Salvini, anche attraverso altri suoi ruoli, abbiamo spesso discusso delle criticità di Taranto. Oggi una di quelle giornate in cui chi ha parlato della trasformazione di Taranto può vedere che qualcuno, nel caso del ministero che sta conducendo il ministro Salvini, ha fatto i compiti a casa. È l'appalto singolo più grande della storia di questa città, che cambierà il volto della città anche in termini urbanistici, in termini di socialità, in termini di accesso ai luoghi di lavoro. Lo ricordava benissimo il Ministro, un valore intorno ai 300 milioni, ormai dobbiamo finanziare la bretella per l'ospedale San Cataldo, ma ne abbiamo discusso, ci metteremo al lavoro con i tecnici del Ministero e insomma siamo certi che al di là che sia una mobilità elettrica e una mobilità capillare, cambierà il modello economico di questa città, che era quello che nell'intenzione avevamo in mente per Taranto anche quando qualche anno fa parlavamo, quando era il Viminale insomma con il Ministro Salvini, dei fatti intorno all'Ilva, di come rendere questa città una città non più soltanto di Ilva, a partire dalla riconversione chiaramente dell'area industriale.